Grazie, buongiorno professore, buongiorno a tutti i colleghi, ben ritrovati. Anche per me è un gran piacere ritrovarvi in questa occasione. E vorrei col mio intervento di oggi parlarvi del lavoro di controllo delle fonti e della bibliografia riguardanti la musica nova di Adrian Vile, in particolare circoscrivendo lo studio alla sezione dei madrigali, che è quella che diciamo, è oggetto della mia tesi di dottorato presso l'Università di Valencia, che verte in modo specifico sulla ricostruzione delle pratiche di interpretazione vocale strumentale in uso nel XVI secolo, come descritte dai trattati dell'epoca, integrate dalle riflessioni musicologiche contemporanee afferenti ai performance studies. Questo lavoro di ricerca che vi presenterò oggi sono stata ospite presso la biblioteca Gianni Milner della Fondazione Ugo Olga Levi, nell'ambito di un programma di mobilità internazionale previsto dalla Scuola di Dottorato in Lenguas, Literatura, Sculturas y sus Aplicaciones, al secondo anno della quale sono attualmente iscritta. Gli obiettivi del mio lavoro, un attimo che provo a condividere lo schermo. Sì, lo vediamo. Ok, quindi gli obiettivi del mio, magari, ecco, tolgo il video. Ok, scusatemi, perfetto. Gli obiettivi del mio lavoro sono stati praticamente il controllo e la classificazione delle fonti primarie e delle edizioni moderne della musica nova e il censimento di tutti gli articoli scientifici e i saggi riguardanti i madrigali, anche in vista di eventuali nuove acquisizioni da parte della stessa biblioteca. Prima di passare a descrivere nello specifico il tipo di lavoro effettuato, vorrei fare una breve introduzione su Adrian Villa e sulla sua musica nuova. Adrian Willaert, nato nelle Fiandre intorno al 1490, è stato forse il più influente musicista della sua generazione. Secondo quanto riportato da Zarlino, suo discepolo, in gioventù il compositore si recò a Parigi per studiare legge, ma finì invece, per essere allievo di Jean Mouton. Si sa che nel 1515 era già in Italia a servizio come cantore del cardinale Ippolito d'Este a Ferrara. E nel 1527 divenne, come tutti sanno, maestro di cappella nella Basilica di San Marco a Venezia, un carico prestigioso che occupò fino alla sua morte nel 1562. Sotto la sua direzione, la Cappella di San Marco divenne una delle istituzioni più prestigiose dell'epoca, e i suoi allievi furono infatti compositori e teorici del calibro di Josefo Zarlino, Nicola Vicentino, Cipriano De Rore, Costanzo Porta, per citarne alcuni. Villart fu considerato da Giulio Cesare Monteverdi, nella sua dichiarazione annessa agli scherzi musicali a tre voci, in difesa del fratello Claudio, come il punto culminante della cosiddetta prima pratica, che era rappresentata dai grandi polifonisti come Hockenheim e Josquin, Pierre Delarue, Mouton, Gombert, e che considerava l'armonia, ovvero la musica, signora dell'orazione, cioè del testo, e quindi soggetta solo alle proprie leggi di natura tecnico-musicale. Willaert come compositore si cimentò in maniera estremamente prolifica e con grande successo in tutti i generi compositivi, sia sacri che profani. La Musica Nova rappresenta una delle più prestigiose edizioni musicali del XVI secolo. Pubblicata a Venezia nel 59 da Antonio Gardano, è divisa in due macro-sezioni, quindi mottetti e madrigali, comprendenti rispettivamente 33 testi sacri in latino, di soggetto prevalentemente mariano, e 24 sonetti del Petrarca, tratti dal Canzoniere, più uno di Panfilo Sasso, rendendo questa sezione dei madrigali quasi un libro di sonetti in musica de dedicato, allo stesso autore. In entrambe le sezioni della Musica Nova, i brani sono arrangiati in modo che il numero di voci aumenti dalle 4 regolari fino ad un massimo di 7. Tutti i madrigali della musica nova, quindi dall'1 al 21, sono disposti in modo che la prima parte comprenda i versi dall'1 all'8, le due quote del sonetto, e la seconda parte le due terzine, versi dal 9 al 14. Dico i primi 21 perché gli ultimi 4 sono dialoghi in forma dialogica, quindi non rispettano appunto la struttura del sonetto. La consistenza del volume è di eccezionale portata perché è composto di 120 pagine e quindi
Quindi questa presenza delle due parti complementari, una sacra e una profana, cioè testi dedicati alla Vergine e testi dedicati alla Laura Petrarchesca, sono quasi un corrispettivo musicale, come suggerisce Piperno, del capolavoro pittorico di Tiziano, L'amor sacro e l'amor profano, noto emblema della cultura veneziana del tempo. Quindi la presenza simultanea di mottetti e madrigali in un'unica e corposa collezione dedicata ad un unico autore e comprendente organici differenti rappresenta un unicum eccezionale nella storia della musica stampa del Cinquecento. Affascinanti ed intricate sono anche le vicende legate alla sua pubblicazione, ampiamente descritte da Owens e Agé nel saggio La stampa della musica nuova di Ville. Sebbene il titolo suggerisca che la musica sia di nuova composizione, con tutta probabilità i mottetti e i madrigali della raccolta risalirebbero agli anni 1530-1540 e sarebbero rimasti inediti per oltre 20 anni, morti e sepolti, come scrive proprio Francesco Dalla Viola nella prefazione all'opera, che potete vedere qui nella slide. Nel 1554 il giovane principe di Ferrara, Alfonso II d'Este, acquistò la collezione in forma manoscritta dalla cantante Polissena Pecorina, una nobildonna fiorentina esule a Venezia, amica intima ed interprete della musica, interprete, diciamo, eletta principale della musica di Villa. Il legame indissolubile formatosi proprio fra la soprano e le composizioni del maestro Fiammingo fu tale che la raccolta universalmente, cioè la raccolta stessa era conosciuta come La Pecorina, notizia della quale si trova in moltissimi documenti e inventari. In cambio del manoscritto, Alfonso II si impegnò a pagare la straordinaria somma di 50 ducati d'oro annui e successivamente un vitalizio di 60 scudi d'oro annui per Polissena o per i suoi eredi. Nonostante ciò, la pubblicazione dell'opera fu ritardata di altri 5 anni a causa delle revisioni fatte dallo stesso Villa e dalle dispute occorse in merito alla concessione di privilegi di stampa sia a Roma che a Venezia. Infatti, la presenza di madrigali composti su sonetti del Petrarca poneva l'opera nel grosso rischio di essere messa all'indice dall'Inquisizione romana, che allora era in piena attività controriformistica. Fu finalmente data alle stampe a Venezia presso Antonio Gardano nel 1558, qualche mese prima della sua pubblicazione, appunto nel 1559, per la quale era stato ottenuto un privilegio decennale. Francesco Dalla Viola, incaricato dal Duca della pubblicazione della raccolta, nella sua lettera dedicatoria appunto ad Alfonso II, fa riferimento al fatto che le composizioni in essa contenute erano state tenute sepolte per anni, deprivando il mondo di una tale bellezza. Quindi questa testimonianza ed altri elementi, come anche il fatto, per esempio, che Zarlino conoscesse già l'opera prima che questa fosse pubblicata, citandola nella quarta parte delle sue istituzioni armoniche, come esemplare nell'interpretazione dei modi, ci inducono a pensare che tali musiche furono composte e presentate al pubblico negli anni 30, 40 del Cinquecento, ovviamente ad un pubblico molto ristretto di elite. Descrivo un po' il mio lavoro. Quindi, punto di partenza del mio lavoro è stato il volume di David Kiger, Adrian Willaert, A Guide to Research, che è un testo basico di riferimento per chi si avvicina ad un esame specifico bibliografico dell'intera opera di Villa. Quindi, per ogni evidenza citata in Kiger, sono stati effettuati dei controlli incrociati volti a verificare l'effettiva correttezza dei dati riportati, che sono stati infine organizzati in una tabella Excel. Il risultato della ricerca è stato quindi la creazione di una tabella divisa in 3 sezioni che mappano tutta la bibliografia inerente ai madrigali della musica nuova. Quindi questa tabella è divisa in 3 parti: fonti primarie, comprendenti la prima edizione e successive antologie stampa, nonché fonti manoscritte coeve, la seconda parte, quindi edizioni moderne risalenti al XIX e XX secolo, e la terza, saggi ed articoli contemporanei. Le fonti primarie e le edizioni moderne sono state proposte in ordine cronologico. Nel caso delle fonti moderne sono partita dagli Opera Omnia del 1966, che è l'unica, diciamo, edizione critica moderna che è stata prodotta. Invece la bibliografia critica è ordinata per ordine alfabetico di autore. Gli strumenti utilizzati sono stati sia banche dati repositories istituzionali, cataloghi cartaceismo e cataloghi online che potete vedere in questa slide.
Allora, per quanto riguarda le fonti primarie, dell'unica edizione a stampa della Musica Nova, che è composta da 7 libri parte, quindi Cantus, Altus, Tenor, Bassus, Quintus, Sextus e Septimus, il RISM segnala 26 testimoni presenti in 25 biblioteche di 8 paesi in forma più o meno completa. Nella descrizione dell'organico ho adottato, come indicato nel RISM, l'abbreviatura S per la parte del Cantus. Vado adesso a condividere. A condividere la tabella. Ecco, allora, questa parlavo, e vedete, è divisa in tre parti, quindi fonti primarie, edizioni moderne, saggi ed articoli. Questa scheda Excel raccoglie i dati suddivisi in 15 sezioni, quindi autore, titolo uniforme, titolo, luogo e anno di pubblicazione, editore, dedica, la collocazione in OPAC, quindi fonti, se manoscritto stampa, organico, la sigla RISM, genere, diciamo, l'indirizzo web al quale, su quale si possono reperire le informazioni, i repertori contenuti, vedete questo RWF. Indica il Rerum Vulgarium Fragmenta di Francesco Petrarca, comunemente conosciuto come canzoniere. Poi ho inserito, vabbè, varie note e riproduzioni digitali disponibili, consultabili online. Allora, sono stati verificati per ciascuna biblioteca segnalata da RISM come in possesso dell'edizione del 1559 i dati di ciascuna biblioteca incrociandoli con quelli in Kijer e controllando l'effettiva presenza dell'esemplare e della sua collocazione. Laddove sia stato impossibile reperire la collocazione della fonte nel catalogo interno, sono passata proprio ad un contatto diretto con le biblioteche e devo dire che ho avuto anche risposte accurate dalle biblioteche italiane interessate, mentre da 2 biblioteche straniere, la Bischöfliche Zentrale Bibliothek di Regensburg e la Biblioteca di Catalunya, non ho avuto purtroppo alcun riscontro. Quindi le collocazioni mancanti qui nella sezione OPAC della tabella risentono dunque di questi tentativi ad oggi infruttuosi e dell'impossibilità anche di recarmi personalmente in queste biblioteche a causa degli eventi che tutti sappiamo. Allora, la verifica dei dati ha fatto emergere che sono in tutto 7 le edizioni complete dell'opera, quindi 2 in Germania, ad Amburgo e a Monaco di Baviera, 2 in Francia, a Parigi, 1 in Gran Bretagna presso la British Library e 2 in Italia, rispettivamente presso la Biblioteca del Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna e la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli. La Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera possiede addirittura 2 copie dell'opera, quindi una completa e un'ulteriore coppia di libri parte del Quintus e Septimus. L'esemplare indicato nel RISM come IAC, questo che vedete qui, quindi Fondo Antico Stampati V85, risulta purtroppo perduto, come confermatomi dalla Biblioteca Comunale di Assisi, molto probabilmente a seguito dell'eccezionale evento sismico del 1997. Alcuni esemplari descritti nel testo di Kiger non sono presenti nel RISM oppure riportano informazioni inesatte, ad esempio. La Biblioteca di Catalunya, che è qui, la Biblioteca di Catalunya, che non è presente, manca nell'inventario RISM, in Kiger è descritta come Biblioteca Centrale, che era in effetti il nome precedente. Però purtroppo, come riportavo prima, non è stato possibile reperire la collocazione dell'opera e quindi verificare se quest'opera esiste oppure no. Invece, per quanto riguarda Royal College of Music, Kiger, basandosi sulle affermazioni di Lewis nel 1998, indica che l'esemplare è mancante almeno dal 1974. In realtà questo esemplare esiste ed è in catalogo con la collocazione che vedete, quindi XCVC2. Invece, per quanto riguarda la Bischöfliche Zentrale Bibliothek, eccola qui, di Regensburg, mancherebbe il libro parte, secondo Kiger, mancherebbe il libro parte del Bassus, che risulta invece essere l'unico posseduto, come confermato sia dal catalogo della biblioteca che da RISM.
Nel 1568, allo scadere del privilegio decennale ottenuto da Francesco Dalla Viola per conto dell'ormai duca Alfonso II d'Este, per la stampa in esclusiva del manoscritto di proprietà della Pecorina, alcuni madrigali in esso contenuti vengono ripubblicati in due antologie a stampa, del XVI secolo, che sono Il Fronimo e La Eletta di tutta la musica intitolata Corona di Diversi, nuovamente stampata a libro primo. Un attimo. Ecco, per quanto riguarda il Fronimo, allora, per quanto riguarda il Fronimo, abbiamo, ecco, arrivo. Fronimo è un trattato in forma dialogica che contiene intavolature per liuto di autori e generi vari. Quindi sono quattro i madrigali della musica nuova intavolati da Vincenzo Galilei, solo per liuto e privi di testo. Come vedete qui nell'esempio, ho riportato l'incipit del madrigale a sei voci, RWF 229, Cantai or Piango. Invece, l'eletta di tutta la musica, intitolata Corona di Diversi, è la prima raccolta antologica in cui appaiono quattro madrigali a quattro voci della musica nuova. Fu compilata presumibilmente intorno al 1556 da Gian Giacomo Zorzi e dal nobiluomo veneziano Antonio Zantani. Fu stampata nel 1551, più di 10 anni dopo, quindi nel 1569, a seguito di un'accesa querelle con il principe Alfonso II di Ferrara. Ed è una storia interessante perché i quattro madrigali in essa contenuti erano infatti arrivati nelle mani di Zantani, probabilmente attraverso la sua conoscenza con tre protetti del circolo di Willaert, ovvero Girolamo Parabosco, Baldassarre Donato e Pellissone Cambio. Il privilegio per la stampa dell'antologia era stato già ottenuto nel 1556 dal Senato veneziano, ma nel frattempo Alfonso II aveva acquistato il manoscritto contenente le composizioni della musica nuova da Polissena Pecorina, e su queste composizioni lui reclamava diritto esclusivo di proprietà. Quando Alfonso venne informato dell'imminente pubblicazione dell'eletta contenente i quattro madrigali, diciamo, incriminati, volle che fossero assolutamente rimossi, quindi diede luogo ad una battaglia diplomatica e legale fra i due mecenati, che si risolse con la promessa che Zantani non avrebbe pubblicato altri madrigali appartenenti alla musica nuova. Questa vicenda viene descritta molto bene in Un messager del 1989 e anche ripresa da Feldman 95, da Bernstein 98. In Italia la eletta è consultabile presso l'archivio musicale del Seminario Diocesano di Brescia in una copia in microfilm dell'unico originale esistente conservata alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera. Ritorno alla tabella. Eccoci qua. La musica nuova, alcuni madrigali della musica nuova sono conservati anche in due manoscritti cinquecenteschi contenenti musica strumentale e polifonia vocale sacra e profana. Si tratta del manoscritto SS, detto anche Tarasconi Codex, e del manoscritto Holm S229, parti 1 e 2. Il Tarasconi Codex, Erici Codex, è conservato nella biblioteca del Conservatorio Verdi di Milano e fu presumibilmente compilato a Parma nel 1586-1588 e venduto nel 1589 ad Alessandro Tarasconi, come riportato in calce al frontespizio. Quindi tutte le vicende legate al suo ritrovamento e la descrizione dettagliata dei contenuti sono riportati nel saggio di Tarasconi Codex di Barbara Zecca, la terza De Marco, del 74. Questo codice contiene due madrigali della musica nuova a sette voci ed uno a sei voci, e ne esiste un'edizione in facsimile dell'86, che insomma è facilmente reperibile. Il secondo codice menzionato da Kiger invece è conservato presso la Kungliga Bibliotheket di Stoccolma. E fu compilato alla corte del re Erik XIV di Svezia, presumibilmente fra il 1560 e il 1570. Il re Erik XIV era cantante, liutista e compositore egli stesso, e fu un attivo promotore e patrocinatore della musica alla corte svedese. Di questo manoscritto musicale, comprendente originariamente otto libri parte, ci sono pervenuti solo i libri del Discantus e del Bassus.
Anche questo codice è una miscellanea, come il Tarasconi, è una miscellanea di musica strumentale e vocale di carattere sacro e profano, in cui alcune composizioni vocali recano solo il titolo o l'incipit del testo. Contiene, oltre agli altri descritti in tabella, anche il madrigale composto da Willaert su RWF 222, Liete e pensose, accompagnate il sole, che non è segnalato da Kircher. Vi sono poi altri due codici, seicenteschi, denominati manoscritto Kestner 67A e 67B, dei quali però purtroppo non sono riuscita a reperire riferimenti né in cataloghi cartacei online e né a seguito di contatto diretto con la Staatsbibliothek di Hannover. Le uniche informazioni fornite da Kircher sono i titoli dei madrigali contenuti e la presenza di alcuni frammenti incompleti e alcuni sonetti in partitura, come vedete. Passando alle edizioni moderne, la scheda relativa a queste edizioni è stata suddivisa in 11 campi, quindi autore, titolo, luogo di pubblicazione, editore, anno, OPAC, genere, repertori, note web, riferimenti web ed eventuali riproduzioni digitali. I record sono stati ordinati dal primo in ordine di autorevolezza, costituito dall'edizione accolta negli Opera Omnia a cura di Zenk e Gerstenberg, del 1966, che è l'unica edizione moderna completa dell'opera, per proseguire poi dalle testimonianze più antiche alle più recenti. Diciamo che questa sezione non presenta particolare interesse perché si tratta principalmente di trascrizioni in notazione moderna, trasposizioni, riduzioni per voce e strumento di madrigali della musica nuova, pubblicate per lo più in riviste specializzate nel repertorio corale, in manuali di storia della musica o in antologie. Laddove in OPAC alcune biblioteche citate non possedevano la sigla RISM, ho indicato in tabella la sigla SBN, quindi il Sistema Bibliotecario Nazionale. E fa adesso faccio un commento dei record più significativi, molto breve. Nel Trésor musical, Collection authentique des musiques sacrées et profanes des anciens maîtres belges, è presente il madrigale a quattro voci, Lasso Chioardo, con la grafia erronea, però Sasso Chioardo, tratto dall'edizione di Risma 1569. Preziose informazioni sul Trésor musical sono state reperite in Gustav Ries, Maldegem and his Buried Treasure, e Bibliographical Study. Un articolo che contiene l'indice completo di tutti i numeri del Trésor Musical, questa rivista, e le informazioni di Kircher sono errate perché RWF 203 si trova nel numero 13 della rivista, quindi anno 1877, e non, come da lui affermato, nel numero e anno seguenti. Un altro record degno di nota è questo dialogo a sette voci by Willaert in Bach Choir Magazine, segnalato in Kircher. Di questa pubblicazione, che è una trascrizione del madrigale Quando nasce st'amor, quindi sul testo di Panfilo Sasso, non vi sono tracce, non vi sono tracce in alcun catalogo. È stato molto difficile reperire appunto informazioni su questa pubblicazione, ma alla fine fortunatamente sono riuscita a trovare, perché il Bach Choir Magazine era la rivista musicale di questa corale istituita a Londra nel 1876 e tuttora in attività, che pubblicava partiture vocali polifoniche di varie epoche. Quindi conferma della presenza del madrigale citato si trova in Keane 2017, The Bach Choir, The First 100 Years. Vedete, abbiamo poi il celebre studio di Alfred Einstein, di Italian Madrigal, che include nel terzo volume la trascrizione di RWF 222, una trascrizione pubblicata e curata da Gianfrancesco Malipiero, quindi nella collana di Musiche Veneziane Inedite Orare, che dedica il quarto volume ad Adrian Willaert e ai suoi discendenti, il sottotitolo specifica nove madrigali a cinque voci, tra cui RWF 171. Vorrei inoltre segnalare la recente scoperta di una trascrizione manoscritta integrale in partitura da testimone a stampa della musica nuova effettuata dal sacerdote friulano Siro Cisilino, presente
presumibilmente negli anni 40 del Novecento. E questo manoscritto è attualmente conservato nel Fondo Ciro Cesirino presso l'Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ed è di prossima consultazione. L'ultima parte, saggi e articoli, la bibliografia di questa sezione, che tuttora in divenire, riporta saggi ed articoli contemporanei riguardanti o facenti riferimento ai madrigali della musica nova, classificati in ordine alfabetico, partendo da quelli segnalati in Kiger ed ampliati attraverso le mie personali consultazioni. Essendo quasi tutti reperibili sull'intero territorio nazionale oppure consultabili online, ho circoscritto la mia segnalazione OPAC alla città di Venezia, alla regione Veneto ed infine alle altre regioni in ordine di vicinanza. Vado adesso a concludere. Quindi, come ho affermato, da Ewens, nessun'altra opera stampa di musica vocale polifonica del Cinquecento ha suscitato tante controversie ed ha lasciato tante testimonianze documentarie come la musica nova di Willaert. Ancora oggi restano tuttavia molti interrogativi aperti, quindi l'ambito della sua composizione, la relazione del compositore con Polissena Pecorina, il perché di quest'opera non vi siano state successive ristampe, oltre alle circostanze della diffusione dei testimoni a stampa in Europa ed oltreoceano. Le risposte a queste domande, mi auguro, potranno arrivare solo proseguendo una minuziosa ricerca bibliografica sia sui libri parte esistenti che su materiali documentari archivistici. Posso dire che l'esperienza di ricerca presso la Fondazione Levi mi ha dato la possibilità di sviluppare una comprensione sistematica delle metodologie di analisi e ricerca bibliografica e di utilizzarle praticamente. E sappiamo che la costruzione di una bibliografia è un lavoro complesso che richiede metodo, precisione e conoscenza del campo e degli strumenti. Ho constatato quanto sia importante per lo sviluppo della ricerca la collaborazione fra le istituzioni, lo scambio di informazioni fra chi investiga e chi è custode del patrimonio librario. Perché solo l'apertura e la condivisione possono riportare in vita testimonianze e saperi dormienti da secoli. Questa analisi mi ha soprattutto aiutato ad avere uno sguardo insieme accurato su tutte le pubblicazioni inerenti l'oggetto della mia ricerca, dalla prima edizione, ancora piena di misteri da chiarire, fino alle più recenti pubblicazioni. E solo avendo, credo, piena coscienza di ciò che è stato scoperto e condiviso dalla comunità scientifica nel passato, che un nuovo studio può avviarsi poggiando su solide basi. Quindi ringrazio la Fondazione Levi Tutta, in particolare Pia Cannella, per la gentile e minuziosa assistenza prestatami durante il mio lavoro di studio e ringrazio voi tutti per l'attenzione.